quota all'insegna della cautela per i listini azionari europei. Ottima invece la performance di Piazza Affari. Apprezzabile rialzo a Milano per il comparto tecnologia, più 6,83%. Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo il comparto viaggio e intrattenimento, meno 1,87%. Tra i principali cambi, l'euro-dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a meno 0,01%. È previsto domani dall'Unione Europea l'annuncio sia del PMI manifatturiero, che del PMI composito. Questo pomeriggio è in programma il dato sulle scorte di petrolio degli Stati Uniti. In Giappone domani i mercati sono in attesa del PMI manifatturiero. Si attende una partenza incerta per la borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 è negativo, mentre il future sul Nasdaq 100 scambia a 8.649,75 punti.